pomeriggio da Valentina Mansone. 30 esposti sul tema della sicurezza sul lavoro sono stati consegnati oggi al grattacielo della regione da parte della CGIL al presidente Alberto Cirio. I casi passano da Mirafiori all'Ilva di Novi Ligure al cantiere del tunnel del Tenda e riguardano questioni come lo sforamento dell'orario di lavoro e la carenza di dispositivi di protezione. Nel primo quadrimestre 2023 sono stati 21 gli incidenti mortali, dato che colloca il Piemonte al terzo posto tra le regioni italiane a rischio dopo Lombardia e Veneto. In passato le denunce di infortunio in Piemonte pervenute all'INAIL nel confronto tra il 2021 e il 2022 sono passate da 41.225 a 54.055, quasi il 31% in più. Il sindacato denuncia la carenza di ispettori. Attualmente ce ne sono 3, ne sono attesi 80 dal 10 luglio, ma dovranno essere formati.